La prima cosa che dovete vedere qual è lo spostamento dell'equilibrio. È chiaro o no? Ok? Allora, spostamento dell'equilibrio. L'equilibrio può essere spostato usando la pressione. È chiaro o no? Sì. E vediamo come questo si adatta con il principio di Le Chatelier. Allora, voi che cosa avete qua? Voi qua avete un pistone, è chiaro? Va bene? Lo vedete bene tutti? Ok? E in questo pistone ci sono dei gas all'interno. Ok? Io che cosa faccio adesso? Io ho una reazione, questa è una reazione, questa è una reazione, mettiamo via l'astuccio, mettiamo via il cellulare che c'è dietro, non di fianco, via proprio. Allora, ho detto, voi qui avete una reazione che avviene, questa reazione ha cambiato le sorti dell'umanità, è chiaro o no? In particolare, se nell'Europa non si patisce più la fame, si deve grazie a questa reazione. L'azoto deriva dall'aria, l'idrogeno, con un processo elettrochimico molto semplice che si ricava dall'acqua salata, quindi basta acqua salata e un po' di elettricità. Quindi questi due reattivi sono facili da ottenere, reagiscono assieme, producono ammoniaca. È chiaro? L'ammoniaca ci interessa perché è la base dei concimi e degli esplosivi anche, c'è sempre il risvolto della medaglia. Ogni cosa positiva c'è sempre associata a una cosa negativa. È chiaro? Va bene? Spostati magari, così lui può stare attento come si deve. No, no, sposta proprio il banco. Ok? Allora, se abbiamo capito questo, qui abbiamo i reattivi messi dentro un pistone. Immaginiamo che la pressione esterna, che poi coincide con quella interna, sia questa, e immaginiamo che io aumenti la pressione. È chiaro a tutti? Che cos'è successo? Principio di Le Chatelier. Che cosa dice? Sveglia. Principio di Le Chatelier dice: il sistema all'equilibrio reagisce cercando di rendere più piccola la perturbazione che subisce. È chiaro o no? Qui la perturbazione che subisce, come si può chiamare? Mettiamo via il cellulare, l'ultima volta che lo dico, poi comincio a mettere delle note, lo dico a quel signore lì, via il cellulare. No, di fianco. È chiaro? Mettiamolo via. Allora, ho detto, noi abbiamo qua la pressione. Io ho schiacciato, la pressione è aumentata. È chiaro, sì o no? Come il sistema reagisce? Se la pressione è aumentata, come si può dire, il sistema cerca di far salire la pressione di meno. Avete capito o no? Far salire la pressione di meno, che cosa vuol dire? Vuol dire cambiare l'equilibrio. Lo vediamo bene qua. Guardate bene le due frecce. Se voi guardate le due frecce, che cosa avete? Qui siamo all'equilibrio, giusto o no? Sì o no? Io aumento la pressione, all'interno è diminuito il numero di molecole, il fatto che siano diminuite, come riesco a capirlo? Vedete che rispetto a prima, anche se le molecole sono disordinate, sono state messe in uno schema ordinato per farvi capire che il numero di molecole è diminuito. È chiaro o no? Capito? E voi, e come hanno fatto a diminuire? Lo capite bene guardando questo schema. E cioè, voi, torniamo indietro, io ho l'equilibrio chimico e con l'equilibrio chimico ho le tre specie presenti, le tre specie che convivono tutte assieme. Piantiamola. Le tre specie che convivono quali sono? Azoto, idrogeno e ammoniaca. Va bene? Le quantità
sono collegate a queste sfere. È chiaro? Vedete quanta ammoniaca, quanto azoto avete, basta contare le palline verdi, quanto idrogeno avete, basta contare quelle rosse, e avete poca ammoniaca. È chiaro sì o no? Io aumento la pressione, che cosa succede aumentando la pressione? Vedete che la reazione va avanti. Perché la reazione va avanti? Perché se la reazione va avanti, che cosa succede? L'azoto e l'idrogeno diminuiscono, è chiaro, e si forma l'ammoniaca. Per capirlo bene, voi osservate. Voi che cosa avete? I coefficienti stechiometrici. Quanti sono prima della reazione? 1. E prima della reazione sono 3. Dopo la reazione, quanti sono i coefficienti stechiometrici? 2, giusto? Quindi prima della reazione che cosa avete? Prima della reazione avreste in tutto eventualmente 4 molecole, dopo la reazione quanti ne avete? Solo 2. La pressione quando è che aumenta? Più molecole ci sono, giusto sì o no? Io aumento la pressione, vorrei che all'interno la pressione diminuisse, non salisse così tanto come io invece obbligo a salire. L'unica possibilità che si realizza qual è? Che il numero di molecole, che il numero di molecole diminuisca. È chiaro a tutti o no? Avete capito? Notate, come vi stavo dicendo, se voi avete qua, guardate, io devo puntare dove il numero di molecole è più alto. Lo vedete bene qua, sì o no? E se io aumento la pressione faccio una freccia che punta verso la zona dove c'è il numero di molecole più alto. Come al solito, la freccia che punta vuol dire valore più alto. La freccia che si allontana che cosa vuol dire? Che è abbasso. Questa freccia che cosa rappresenta? Rappresenta l'aumento di pressione. Dove la devo disegnare? Dove la somma dei coefficienti è più alta? 4 più alto di 2, quindi la disegno di qua. In base alla regola delle frecce che devono essere consecutive, è chiaro che cosa succede? L'equilibrio si sposta da questa parte. Avete capito bene o no? Sì o no? E infatti, che cosa succede aumentando la pressione? Diminuiscono queste molecole di azoto e di idrogeno e al posto di queste vengono sostituite con molecole di ammoniaca. Avete capito bene o no? Chiaro? Invece, vediamo un'altra reazione. Quest'altra reazione sia questa reazione di dissociazione. Qui scriviamo prima che coefficienti avete 1. Dopo che coefficienti avete? 1 più 1, 2, giusto? Quindi prima avete la reazione, avete 1. Ok? E basta. Dopo, che cosa avete? 2 molecole e i coefficienti sono 1 e 1, giusto? Sì o no? Quindi la somma più alta è 2 da questa parte e da questa parte più bassa. È chiaro a tutti o no? Oh, scusate, è chiaro per tutti? Ok, invece qua solo 1. Dove devo disegnare la freccia? La freccia dove c'è il numero più alto, giusto o no? Dov'è che c'è il numero più alto? Da questa parte, perché ci sarebbe 1 più 1 uguale a 2, giusto? Quindi dove disegno la freccia? La freccia dovrei disegnarla da questa parte. Se io aumento la pressione, quindi che cosa succede stavolta? La reazione si sposta da questa parte. Avete capito sì o no? È chiaro? Vediamo se è giusto quello che io ho fatto. Allora, osserviamo la pressione più bassa. Ok? E guardiamo come al solito sotto. Vedete che avete tutti e tre appassionatamente, giusto sì o no? Se io aumento la pressione, che cosa deve succedere? Automaticamente
Vedete che i reattivi aumentano perché il numero di palline nere cresce. E perché aumentano? Perché i prodotti si uniscono per dare il reattivo. Perché lo fanno? L'aumento di pressione vuole essere combattuto cercando di diminuire la pressione all'interno. Diminuire la pressione all'interno significa diminuire il numero di molecole. È chiaro, sì o no? Avete capito? Adesso vediamo se ci arrivate, vi faccio questa semplice domanda. Se io avessi avuto lo stesso numero prima e dopo, per esempio, nella reazione H2 più I2, che spero che non dovrà scrivere e che spero che vi ricordiate, prima che cosa avete H2 più I2? Prima avete 1, una molecola di idrogeno e una molecola di iodio, giusto? Sì o no? Messe assieme, che cosa formano? Due molecole di acido ioidrico. Ok? Siamo d'accordo? La somma prima è 2, la somma 2 e la somma do dopo è 2. Domanda: non posso identificare i reattivi o i prodotti? Se io identificassi questo, l'aumento di pressione sarebbe da questa parte, giusto? Se io identificassi questo, l'aumento di pressione porterebbe da questa parte. Se il numero è uguale, automaticamente che cosa significa? Sì, se il numero è uguale, siamo sempre in equilibrio. Se il numero è uguale, che cosa significa? Che l'aumento di pressione non sposta l'equilibrio. Il numero di molecole sarà lo stesso, l'equilibrio chimico sarà lo stesso, non cambia il numero di molecole, sia con pressione alta sia con pressione bassa. Avete capito o no? Sì o no? Quindi abbiamo visto lo spostamento dell'equilibrio utilizzando che cosa? La pressione. Vediamo invece. Qua cosa succederebbe cambiando qualcos'altro? Per esempio, cambiando effetto della temperatura. Va bene? Pronto là? Anche qui ho due reazioni. La prima reazione è esotermica, la seconda reazione è endotermica. Cominciamo a vedere la reazione esotermica. La reazione esotermica è questa. Ok? Guardiamo solo un attimo, reazione endotermica, ecco, guardiamo, questa è la reazione endotermica. È chiaro, sì o no? Scusate, questa è la reazione esotermica. Come faccio a capire che è la reazione esotermica qua? Mettiamolo via, su. Ogni volta devo riprenderli uno a uno. Che cosa? Come faccio a capire che è esotermica? Io adesso sto lavorando sul calore. Qui sulla pressione non cambierebbe niente. Come faccio a capire che la reazione è esotermica? Fortuna che c'è studiato inglese. Che cosa c'è scritto qua? Il calore emesso dai prodotti. È chiaro? Io avrò un certo equilibrio, va bene o no? Questo equilibrio si può identificare anche facilmente in che modo? Osservando che qua, che cosa avete? L'ambiente di reazione è colorato perché io ho tre specie che partecipano alla reazione. Due non hanno colore e sono l'idrogeno e l'acido ioidrico, una invece è colorata. Quindi il fatto che sia di questo colore violetto, che cosa vuol dire? Vuol dire che c'è una certa quantità di iodio. È chiaro, sì o no? Qui voi che cosa avete? Qui avete l'equilibrio termico. Fuori e dentro c'è la stessa temperatura. Adesso io vi chiedo, se io aumentassi la temperatura all'esterno, sempre il principio delle frecce che devono essere consecutive, se io aumentassi la temperatura, lo vedete bene, che cosa significa? All'esterno ci deve essere, perché ho disegnato l'ambiente esterno, perché è stato disegnato di rosso? Perché significa che la temperatura è più alta. Se diamoci una mossa, magari non cerchiamo di pascolare liberamente, l'intervallo è finito.
ho detto, se all'esterno la temperatura è più alta, come in questo caso, il calore entra. Se il calore entra, notate le frecce come sono state disegnate in modo che debbano essere consecutive. Infatti vedete che l'equilibrio si sposta, aumento la temperatura, l'equilibrio si sposta verso i prodotti. Notate, questo cerchiolino è diventato con colore più intenso. Perché è diventato con colore più intenso? Che cosa significa? Il colore intenso dell'ambiente di reazione. No, che aumenta la quantità di iodio, perché la reazione rispetto a prima che era in equilibrio, l'equilibrio, abbiamo un nuovo equilibrio e nel nuovo equilibrio voi che cosa avete? La quantità di iodio è maggiore rispetto a prima. Allora torniamo indietro, io torno all'equilibrio, giusto o no? Se io adesso raffreddo, notate il freddo, che cosa è rappresentato chiaramente dal colore blu, cosa succede? Il calore esce, giusto sì o no? Se il colore esce, la freccia è spostata da quella parte. E infatti i prodotti diminuiscono, i prodotti aumentano e diminuiscono i reagenti. È chiaro? Come faccio a capire che i reagenti diminuiscono? Che cosa c'ho qua? È più sbiadito. Così vuol dire pochi reagenti. Man mano che io mi sposto, i reagenti aumentano sempre di più. È chiaro, sì o no? Se io invece avessi questa reazione, non è questa che volevo, questa reazione, qual è la differenza? Il calore è stato scritto dove? I reattivi, giusto? Se la reazione qui è stata scritta dove ci sono i reattivi, cosa vuol dire? Che la reazione assorbe calore. Se la reazione ha bisogno di calore, cosa avremo? Come sarà la reazione? Assorbire, deve entrare nel calore, quindi endotermica, meno male che qualcuno se ne accorge. Quindi il calore lo scrivo da questa parte, giusto? Adesso osserviamo, di nuovo partiamo da una situazione di equilibrio, stavolta il calore è messo qua. Se io aumento il calore, aumento la temperatura e quindi faccio entrare calore, stavolta la reazione si sposta da questa parte. È chiaro o no? Se io invece diminuisco, la reazione torna indietro. Anche in questo caso io ho la possibilità di visualizzare quanto va avanti la reazione, in che modo? Osservando che cosa? Osservando il cerchiolino. Se la reazione va avanti, se la reazione va avanti, il composto che fa il prodotto è colorato, quindi l'ambiente di reazione diventa con una colorazione più intensa. Se il prodotto diminuisce, che cosa succede? Il colore dell'ambiente di reazione è diventato più basso. Avete capito bene o no? Sì o no? Quindi gli effetti per spostare l'equilibrio che si basano sullo Chatelier sono essenzialmente due. Temperatura e pressione, cioè scusate, essenzialmente tre. Vediamo il terzo effetto, l'effetto massa. Allora, non è questo che mi interessava. Questo lo vediamo dopo. Questo l'abbiamo già visto. Prendiamo l'effetto massa. Questo qua. Allora, quindi io qua non cambio né la pressione e non cambio neanche la temperatura. Capito bene o no? Io ho una reazione che sia all'equilibrio. Ok? Se io sono all'equilibrio, la situazione sia pure questa. Ok? A questo punto io ho due possibilità. Aumentare i reattivi oppure aumentare i prodotti. Se io aumento i reattivi, come vi dicevo prima, qualcosa che aumenta è una freccia che punta. Chiaro?
Quindi questo che cosa vuol dire? Che io ho aumentato sia l'idrogeno e lo iodio rispetto alla situazione di prima. E che cosa succede? La perturbazione che non avrà aumento di reattivi, il sistema per diminuire questa perturbazione che cosa potrà fare? Consumare i reattivi. Per spostare verso destra, che cosa basta fare anche? Oltre che aumentare i reattivi, togliere i prodotti. Quindi aumentare i reattivi e togliere i prodotti, che cosa fa sì che l'equilibrio, l'ambiente di reazione non sia più all'equilibrio? Quando si ristabilisce l'equilibrio, la reazione è spostata verso destra. È chiaro a tutti o no? Vediamo ancora questa situazione. Allora, qua che cosa c'ho? Le possibilità semplicemente opposte, e cioè aggiungo sottraggo i reattivi e la seconda aumento i prodotti. Vedete benissimo che le frecce non sono consecutive, se io faccio avvenire questa operazione la reazione si sposta verso sinistra, cioè torna indietro. Avete capito bene o no? Sì o no? Benissimo. Adesso, se avete capito bene, guardiamo, se avete capito bene, scusate, guardiamo ancora una dimostrazione. Ed è quella che riassume un po' il tutto. Solo un secondo. Allora, qua è una dimostrazione complessa. Voi che cosa avete? Un grafico. In un grafico avete contemporaneamente quantità di reattive di prodotti, velocità del processo. È chiaro, sì o no? Capito? Allora, voi vedete qua, io ho messo all'inizio una certa quantità di reattivi, per comodità la quantità di reattivi che si aggiunge è lo stesso numero sia per l'idrogeno sia per lo iodio. Non è obbligatorio che lo sia, ma si semplifica la vita notevolmente. Chiaro? Allora, qui che cosa abbiamo? La stessa quantità di idrogeno e iodio all'inizio. Scatta la reazione in un modo che io ignoro, pochissime sono le reazioni di cui conosco perfettamente la cinetica. Che cosa succede? I reagenti che cosa fanno? Guardate qua, cosa fanno i reagenti? Cosa fanno i reagenti? Non ho sentito, voce. Diminuiscono. E infatti voi avete questa curva qua. Scusate, questa curva che rappresenta la somma, scusate, questa, la somma dei reagenti, vedete che la somma dei reagenti, man mano che passa il tempo, diminuisce. Man mano che i reattivi si formano, invece, che cosa succede? Man mano che la reazione va avanti, i reattivi si formano. Infatti, vedete che queste reazioni, che cosa fanno? Questa diminuisce e l'altra sale. È chiaro, sì o no? Avete capito bene? Quando io ho raggiunto l'equilibrio, cioè raggiunto l'equilibrio, vuol dire che le concentrazioni non cambiano più. Quando è che l'ho raggiunto? Ditemelo voi. Si vede subito qua. Forza! Aumentano i reattivi, diminuiscono i prodotti. Osservate, qua io posso cambiare le quantità dei reattivi. Vedete che la curva dei reattivi è diminuita perché io ho scelto una quantità più bassa.
All'equilibrio, quando è che si raggiunge l'equilibrio? Quando questi non cambiano più. Chiaro? Avete capito sì o no? E quando non cambiano, guardate qua, quindi qua le quantità derivative dei prodotti non cambiano più. Qua avete due curve, queste due curve, una, quella blu, rappresenta il processo di formazione della reazione, freccia diretta verso i prodotti. Invece quella giallo scura, che cosa rappresenta? La quantità dei prodotti che tende a diminuire. È chiaro sì o no? Va bene? Avete capito o no? Prendiamo moltissimi prodotti. Vedete che se prendo moltissimi prodotti, che cosa è successo? I reattivi sono stati consumati di meno. Lo vedete bene o no? Ok? E sono favoriti invece i reattivi, i prodotti. È chiaro, sì o no? Ho aumentato il prodotto, la reazione torna verso gli reattivi. Ci sono domande? Sì o no? Benissimo. Qui voi state facendo degli esercizi sulle disequazioni, ok? Perché la cosa funzioni, vedremo delle disequazioni che devono essere rispettate. Ebbene, e sarò più preciso in seguito. In seguito, che cosa possiamo dire qua però? Che la zona delle disequazioni che funziona è una zona, è questa zona che è rappresentata in verde. Qui io ho delle concentrazioni che raggiungono l'equilibrio, fuori non ho delle concentrazioni che sono accettabili. Come saltano fuori queste soluzioni non accettabili e quelle accettabili, lo vedremo poi guardando specificatamente una reazione. Avete capito bene o no? Ditemi. Benissimo. Ok? Allora, questo serviva a farvi capire lo spostamento dell'equilibrio. Quando si raggiunge l'equilibrio, non ho commentato questo grafico, perché questo grafico è interessante. Notate che i due grafici come sono perfettamente allineati, giusto? Qui si raggiunge l'equilibrio. Come fate a capire che si raggiunge l'equilibrio? Le quantità derivative dei prodotti non cambiano più, giusto sì o no? Qua sotto voi che cosa avete rappresentato? Le velocità dei due processi. La velocità del processo, questo qui è il processo di formazione, diminuiscono i reattivi e aumentano i prodotti, se diminuiscono i reattivi il processo rallenta, giusto o no? Qui che cosa avete invece? La velocità del processo inverso, man mano che la reazione va avanti il processo inverso cresce sempre in velocità. Quando sono arrivato a questo punto, quando sono arrivato a questo punto, che cosa è successo? Le due velocità sono uguali. Due velocità uguali qua, che cosa ho qua? Le concentrazioni dei reattivi e dei prodotti che non cambiano più. Chiaro o no? Come al solito anche qui c'è l'ambiente di reazione, qui invece è stato scelto, invece che il violetto, qui è stato usato questo rossiccio. Vedete che se io aumento i reattivi, ok, la quantità dei prodotti aumenta, il fatto che la quantità dei prodotti aumenta, giusto? Il fatto che i prodotti aumentino, che cosa implica? Che i reattivi diminuiscono. È chiaro, sì o no? Infatti vedete che rispetto a prima la quantità dei reattivi è una quantità più bassa. Chiaro a tutti o no? Va bene? Perfetto. Vediamo quanto manca alla fine adesso. Quanto?
3 minuti. Spero che queste simulazioni vi siano state utili. Ok? Notate, ci sarà una funzione collegata all'equilibrio che vedremo la volta prossima. Questa funzione, com'è, strettamente crescente, cioè sale sempre di più, ma questo non anticipiamo. Quello che dovremmo vedere, Kipling direbbe, questa è un'altra storia.